Fai modo bracolata, che non regge meglio, pure no. Ma come è? Se no lo bracolato. Ma UM tempo? Andrà slegato, sicuramente. Perché? Se lo vedo vuoto. Io vedo troppo lungo, non deve essere, devo dire. Mi sa che sono andato lungo. Ah no, mi piace che non affetti. Allora, sembra che avete occupato oggi, no? Sì, abbiamo occupato, abbiamo comunicato al comune che abbiamo occupato il modulo M3 e adesso aspettiamo le reazioni da parte del comune e dei futuri insediati. Avete invitato consiglieri di opposizione? Beh, stiamo avvisando un po' tutto l'arco istituzionale, la politica cittadina, per capire se insieme si può trovare una soluzione a questo problema. È un problema che riguarda sia la destinazione delle progettualità e delle attività che in questi anni sono svolte qua, e quindi in base a questo decideremo se c'è una situazione, una possibilità di dialogo. Noi siamo ben disposti a stare a un tavolo di trattative e a non forzare troppo le nostre posizioni. Questo però appunto chiediamo che ci sia una disponibilità anche dall'altra parte, altrimenti ci vedremo costretti ad occupare permanentemente questi spazi fino a che non si sblocca la trattativa. Beh, adesso si apre un po' una fase un po' diversa. Fino adesso c'era un elemento di dialogo che dà anche una cornice formale che permetteva alle imprese di operare, ma anche di avere dei vincoli e dover rispettare un mandato. In questa nuova fase di occupazione cercheremo in tutti i modi di dare realizzazione al progetto CAI 2.0 che abbiamo scritto ormai da più di un anno e che quindi con questo modo, anche se in maniera forzata, costretti un po' dal ricatto che il Comune di Roma ha fatto su questo spazio, porteremo comunque avanti le nostre iniziative e cercheremo di tutelare anche le persone e le realtà che hanno creduto da sempre in questo progetto, nell'idea che questo luogo fosse uno spazio pubblico al servizio di tutta la città di Roma.